Nuovamente una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora, dove sta andando la politica italiana? C'è ancora la destra, c'è ancora la sinistra? Matteo Renzi sta facendo una politica di destra, di sinistra? Il centrodestra sta nascendo di nuovo? Prove tecniche a Bologna nella giornata di domenica, ma come dicevo prima, anche ancora malumori all'interno del Partito Democratico con delle frange, con la nascita di nuove realtà. Questa sinistra italiana oggi solo gruppo parlamentare, ma con il progetto di diventare un soggetto politico a tutti gli effetti da gennaio. Di questo parliamo stasera a TV7 Match. Cercheremo anche di capire che intenzioni hanno gli elettori in questo periodo così un po' movimentato. E noi questa sera vogliamo anche capire come viene recepito a livello territoriale questo movimento romano. Lo facciamo con gli ospiti che abbiamo in studio. Ve li presento subito. Dalla mia sinistra Alessio Zanon di Forza Italia. Buonasera Alessio, sì. Grazie di essere qua nei nostri studi. Al suo fianco Luciano Sandonà, consigliere regionale della lista Zaia in Consiglio regionale Veneto. Buonasera, buonasera Sandonà. Al suo fianco Claudio Gori, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Buonasera. Buonasera. Anche buonasera. A lei il nostro editore Ermanno Casen. Buonasera. Ermanno, e poi Attilio Motta, segretario provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà a Padova, fa parte Grazie. Anche del Consiglio Nazionale, se non sbaglio, del Grazie partito. E con lei cercheremo di capire che cos'è questa sinistra italiana. Siamo in attesa dell'arrivo di Mirko Gastaldon del Partito Democratico, che dovrebbe raggiungerci a momenti. Ma io inizierei subito da quello che è stato, diciamo, l'appuntamento di questa domenica, molto atteso, questa manifestazione organizzata da Lega Bologna, alla quale poi si sono aggregati, adesso poi eventualmente da Zanon sentiremo se è la parola giusta, Forza Italia e poi Fratelli d'Italia. Allora Zanon, c'è stato anche Berlusconi, è nato un germoglio di nuovamente una prova del centrodestra, com'è? Prima non c'era, Paolo Giaretta in Facebook ha titolato un suo, ha detto centrodestra che non c'era e che forse ci sarà. Ma il centrodestra non è mai morto, evidentemente ha perso solo il suo life motive, ha perso quello che poteva essere una comune casa, quello che poteva essere un comune argomento. La presenza del presidente Berlusconi a Bologna domenica in una piazza non nostra e tradizionalmente non nostra, che è quella della Lega, ha dato un segnale molto importante alla coalizione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e tutti quelli che si avvicineranno a noi. Il segnale è: signori, organizziamoci e partiamo, i tempi sono maturi. Chi sarà, chi non sarà, quello si discuterà a quel tempo. Certo, perché il punto interrogativo è anche chi sarà il nuovo leader di questa eventuale, questo supergruppo, diciamo così, di destra. Sandonà, lei c'era a Bologna, allora c'è fatta molta, molta discussione sui numeri, come sempre quando ci sono le manifestazioni. Beh, la piazza era piena, sicuramente c'era tantissima gente, sono partiti tantissimi veneti, c'erano tantissime bandiere con il leone di San Marco, è stata una manifestazione riuscitissima, è stata sicuramente una bella pagina di democrazia proprio della gente, perché è stata molto partecipata proprio dalla gente. E come ha detto anche lei all'inizio della trasmissione, è stata una manifestazione organizzata dalla Lega, a cui si sono poi aggregati anche gli altri soggetti del centrodestra e a cui poi successivamente al traino, per così dire, della Lega e di Matteo Salvini, insomma, è stato dato un significato anche particolare, insomma. Si è visto anche nelle parole, diciamo, di coloro che hanno preso la parola domenica durante la manifestazione, non solo i politici con la chiusura di Matteo Salvini, ma anche i rappresentanti delle categorie, delle associazioni e del mondo del lavoro. Ecco, c'eravate tutti e tre a Bologna, c'era anche Claudio Gori, che è anche un collega, un giornalista, ha un bellissimo sito di informazione in rete. Grazie. Giornalista pubblicista. Irogo News, no? Irogo.it, sì. Il fatto che tu sia pubblicista, questo non è un demerito. Per questione di precisione. Certo. Sì, ero praticamente a un metro e mezzo dai microfoni. E l'aria era molto eccitata. L'8 di novembre è stato un giorno un po' particolare per il centrodestra italiano, in quanto erano tanti anni
che il centrodestra tutto unito non riempiva una piazza molto grande, tant'è vero che si chiama Piazza Grande, cioè uno sventolio di bandiere, un accordo, una sintonia tra Fratelli d'Italia, Lega che è stata la promotrice dell'evento e Forza Italia, sinceramente erano tanti anni che non si vedeva, ma questo cosa vuol dire? Che c'è un inizio, però io mi rifaccio alle parole, al pensiero di Giorgia Meloni che è il mio presidente. Prima tra le righe è stato detto, ma chi sarà che guiderà il centrodestra? Oggi è presto dirlo, per quanto riguarda Fratelli d'Italia la parte più importante è il programma, poi per valutare chi sarà il centrodestra lo valuteremo insieme. Perché? Perché poi molto dipende anche dalle, e non ce lo nascondiamo, dalle candidature che ci saranno a Roma e a Milano, non è soltanto una questione nazionale, perché per quanto riguarda il PD, se dovesse cadere Roma e Milano vuol dire la caduta del governo. Pertanto, come Fratelli d'Italia, noi puntiamo molto a ricordarci che esistono anche gli italiani, che esiste il diritto alla legittima difesa nei limiti, che poi magari se ci sarà tempo illustrerò, e soprattutto c'è il diritto a vivere. Ecco. Certo, certo, dopo parleremo anche di programmi, infatti vedete il titolo anche della Terza Non Repubblica, e forse in questo senso, no? Gori diceva rivolgiamoci ai cittadini e facciamoli anche votare. Intanto saluto Mirko Castaldona, grazie di essere qui, so che per il Partito Democratico è una serata particolare, soprattutto qua nel Padovano, perché c'è il presidente del partito, sì, Orfini. Il presidente Orfini. Che è in visita. E discutete proprio quale di forma partito, il significato delle primarie e come riorganizzarsi nel territorio. È sempre un periodo di riorganizzazione per tutti i partiti ormai. Ecco, se per il centrodestra, lei è arrivato adesso, non ha sentito quanto ci siamo detti fino ad ora, ma se per il centrodestra, fino ad oggi, tra virgolette, non c'era e che forse ci sarà, come riprendendo un titolo di un esponente del Partito Democratico, Paolo Giaretta Padovano, anche nel Partito Democratico c'è movimento dopo la nascita di Sinistra Italiana. Sembra quasi che Renzi abbia una forza all'opposizione quasi più forte all'interno del suo partito che non l'opposizione effettiva, diciamo, dei partiti che non lo appoggiano al governo. Sì, la volontà da parte di qualcuno di creare sempre qualche realtà più a sinistra purtroppo c'è nel nostro partito ormai storico, perché una volta c'era sempre Rifondazione piuttosto che SEL con numeri nutriti che rappresentava quella parte di sinistra che invece oggi non trova una risposta in un movimento esclusivamente di contrasto o di contrapposizione al governo. Oggi gli italiani hanno capito che bisogna governare una situazione difficile, è difficile per chiunque si cimenti alla guida della nostra nazione, bisogna però in questo momento essere riformisti, di tentare di portare avanti quelle riforme che sono necessarie per rendere più snello, più veloce e anche meno costoso il nostro Stato. Oggi abbiamo uno Stato ereditato da 50 anni di Prima Repubblica, io non parlo ancora di Seconda Repubblica, Terza, ma diciamo di un continuo che dal 47 in poi è andato sicuramente a creare sviluppo, ma è anche andato a creare dei debiti che oggi ci troviamo nelle generazioni che oggi vivono questo paese sicuramente sulle spalle, gravati da questo debito, abbiamo difficoltà a rendere il paese più rispondente a quella che è una modernità che oggi chiede snellezza, chiede prontezza. Ecco, il Partito Democratico lo sta facendo. La politica, le scelte che sta facendo Matteo Renzi, a volte lo possiamo dire che vi mettono in difficoltà? No, ci provano. E naturalmente le riforme non piacciono mai a chi si sente riformato e mette chi aveva un certo modo di pensare, magari paludato, oramai consolidato, ogni giorno oserei dire non in contraddizione con se stesso, ma ci pone sicuramente dei forti interrogativi, perché anche le ultime misure, quelle che hanno portato o che porteranno con il referendum alla cancellazione del Senato, vedono anche il nostro modo di pensare, che è stato per 70 anni vincolato al bicameralismo, sicuramente porci qualche domanda se il nuovo passo porterà quella snellezza che ci auguriamo. Credo di sì, e quindi anche quella riflessione al nostro interno che necessita, perché le riforme, come abbiamo detto, nell'arco di un anno sono state molte, alcune ancora non realizzate, ma che chiaramente necessitano di tempo, tutti i passaggi anche referendari che devono essere fatti in questo caso per la riforma istituzionale. Certo. Anche la legge elettorale, faccio un esempio, ci sono gli amici del centrodestra, ancora una volta Renzi ha fatto quel passaggio in più che non abbiamo visto negli ultimi anni, ha detto le regole si scrivono assieme.
qualcuno anche al nostro interno, tu hai parlato di chi esce e fa un nuovo movimento a sinistra, non ha capito che le regole bisogna scriverle assieme a voi, perché oggi col sistema elettorale che abbiamo non c'erano i numeri sicuramente al Senato per fare una legge elettorale a maggioranza, e questo non lo vorremmo mai, ma soprattutto perché bisogna riscrivere assieme una legge che permetta di avere con certezza la sera delle elezioni un vincitore. Non lo si è voluto fare in passato, anche questa riforma è stata portata finalmente a compimento. Certo. Attilio Motta, allora voi siete tra i promotori o comunque fate parte integrante, al momento solo in Parlamento, ricordiamo è un gruppo parlamentare di sinistra italiana. Una parte di parlamentari del Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà, che però appunto un soggetto oggi solo un gruppo parlamentare che però nel programma, come ha detto Fassina nel presentare questo progetto, a gennaio dovrebbe diventare un nuovo soggetto politico. C'è bisogno di un altro partito? La ringrazio per questa domanda. Intanto diciamo per la correttezza anche di quello che lei ha detto, per precisare, voglio dire che a gennaio inizierà un processo costituente, un vero processo costituente, di cui la formazione dei gruppi parlamentari di sinistra italiana non è che diciamo un antipasto, e lo dico perché la nostra ambizione non è quella naturalmente di fare un piccolo raggruppamento, per quanto significativo, di parlamentari, ma quello di innescare nella società innanzitutto un processo che, partendo da una carta dei valori, da alcuni punti programmatici fondamentali, riesca a costruire un soggetto politico aperto innanzitutto ai cittadini, ai movimenti, alle associazioni, ai liberi singoli cittadini, che è appunto promosso da alcuni soggetti, ma che non è semplicemente l'unione di alcuni soggetti. E perché questa ambizione? Perché noi riteniamo innanzitutto che ci siano dei valori fondamentali che appartengono tradizionalmente alla sinistra, ma anche al mondo ecologista, anche, come devo dire, a formazioni ampie della cultura politica di questo paese, che oggi non hanno più rappresentanza, in particolare non hanno più rappresentanza in quel soggetto che è l'erede del partito che le aveva rappresentate, cioè oggi il Partito Democratico. Anche le parole di Gastaldon, che mi ha preceduto, sottolineano evidentemente un significativo spostamento dell'asse politico del Partito Democratico, il quale oggi di fatto rappresenta il centro dello schieramento politico, ma anche il centro dal punto di vista valoriale. Ha abbandonato, almeno nelle sue politiche, forse non nei suoi militanti, quella collocazione ideale della sinistra. Basterebbe dire che diciamo gli ultimi provvedimenti che sono stati assunti trovano tutti corrispondenza nel programma che fu il programma del centrodestra di Silvio Berlusconi. Ultimo di questi giorni addirittura la dichiarazione di Renzi sul ponte sullo stretto di Messina, ma anche, senza andare a cose futuribili che poi forse non saranno mai fatte, ma che segnalano però chiaramente una direzione, io penso che basterebbero due provvedimenti, insomma, quello che è stato fatto sul cosiddetto Jobs Act, cioè di fatto l'abolizione dell'articolo 18, l'architrave dell'esercizio di tutti i diritti sul luogo del lavoro, e per esempio in questa finanziaria, in questa legge di stabilità, l'abolizione dell'IMU, cioè di una tassa di fatto patrimoniale sulla casa, non soltanto, come pure noi avevamo chiesto, su una fascia di popolazione, ma per tutti i possessori, anche coloro che si collocano nelle fasce alte, cioè provvedimenti che anche in passato esponenti della sinistra, anche del Partito Democratico, avevano criticato quando a prenderli era il centrodestra. Questo segnala in maniera evidente il fatto che oggi non c'è una rappresentanza politica a sinistra. Gastaldon, cos'è cambiato allora? Cos'è cambiato che ha portato il Partito Democratico, ma in particolare Renzi, a fare questo tipo di scelta? Beh, un'analisi più profonda di quella che è la realtà, perché non dobbiamo più vivere di slogan o di demagogia. Oggi avevamo un'economia ferma. Anche l'avere approntato il Jobs Act piuttosto che lo sgravio per 3 anni ai neoassunti a tempo indeterminato ha dimostrato che è una ricetta che sta funzionando. I numeri lo dicono Istat, non lo dice Gastaldon, non lo dice il Partito Democratico. C'è stata una ripresa dell'occupazione
numeri importanti che non si vedevano, come dicono appunto i risultati di questa analisi, dal 2008. Cominciamo a invertire la tendenza creando occupazione rispetto a un processo che ci vedeva oramai da 4 anni con una fuga dal posto di lavoro, non per volontà naturalmente, ma perché era scappato il lavoro prima. Questo crea anche quei consumi interni e crea soprattutto per le persone quel reddito che prima mancava. Abbiamo vissuto di cassa integrazione speciale o in deroga per anni, adesso questo fenomeno mostra come ci sia la riduzione di questo ammortizzatore e ci sia l'aumento invece delle persone che vengono a essere occupate. Purtroppo è una misura che è, come si dice, un equilibrio tra le richieste di quello che può essere l'imprenditore e la giusta necessità di creare lavoro, è stata una soluzione di equilibrio. Essere oggi manichei e scegliere solo una soluzione che tuteli, ma non c'è lavoro e dovrebbe essere tutelato, ma vi è l'impossibilità di acquisire nuovi dipendenti, rende sicuramente sterile anche l'articolo 18, che io spero nel futuro possa essere un argomento anche culturale per vedere se non la sua reintroduzione, ma le motivazioni che hanno portato a questo, se hanno prodotto quel risultato che tutti noi auspichiamo sia di lungo periodo, certo, e non solo in questa contingenza. Certo, professor Casen, allora abbiamo dei parenti che si ritrovano e che prima avevano litigato, si erano separati e adesso si rimettono assieme, e abbiamo anche dei, tra virgolette, diciamo così, dei fratelli o altri che litigano in casa. Allora, intanto io mi auguro che si crei una nuova destra, nuova però, diciamo, mandiamo in pensione, non userei il termine rottamare, quelli della cosiddetta Seconda Repubblica, perché hanno dato quello che potevano dare. Non credo che oggi ci sia sufficientemente capacità neuronale per poter creare qualcosa di nuovo. Si possono mettere tranquillamente da parte, fare i consiglieri, come fanno in certe buone famiglie, e mettere davanti ai giovani che si mettono a correre. Abbiamo visto che la debolezza della destra è stata una sorta di clientelismo politico all'interno dei partiti che l'ha portata poi a questo disfacimento. Certe figure, ne cito una per tutti, come la Santanchè, è tempo che vada in pensione e che lasci sposto qualcuno che invece ha capacità, voglia di fare, ha stimoli. Ripeto, la destra è essenziale, perché se non c'è una destra, non c'è una sinistra dall'altra parte che sia altrettanto valida. Io credo che le due cose, anche se questo collegamento è un po' sul filo del rasoio, era un po' azzardato sicuramente, ma comunque. No, siano collegate. Cioè c'è massima certezza nella sinistra, per cui è possibile anche una scissione, perché non c'è una destra, non esiste. No. E c'è una libertà di governo e quindi, buono o cattivo che sia, ognuno poi giudicherà quello che è, perché non c'è una destra che è sufficientemente incalzante, perché la democrazia è fatta di opposti e se tutti vanno d'accordo in una certa direzione si finisce di creare un grosso pasticcio, un magma che non si capisce. Allora ci sono dei valori a destra che non sono recepiti dalla sinistra e viceversa, e questo dualismo crea la democrazia. Beh, a torto o a ragione, ma è democrazia questo. Per cui mi auguro che ci sia una buona destra, soprattutto con giovani, soprattutto con persone affiancate, con gente che ha sicuramente grande esperienza. La sinistra forse soffre di questa estrema sicurezza di riuscire a governare e quindi si crea, come in tutte le famiglie, anche una scissione, che poi, penso come al solito, raggiungerà una convivenza o quantomeno una governabilità. È chiaro che questa nuova sinistra che si sta creando è perché non accetta determinate soluzioni che la sinistra classica, in questo momento rappresentata da Renzi, vuole portare avanti. E in questo dialogo, direi, ci dovrebbe essere un dialogo, non un'opposizione, in questo dialogo nasce una diversa, probabilmente sinistra, che scenderà a compromessi, perché il compromesso, se è saggio, non è negativo. Ecco, credo che stiamo arrivando alla Terza Repubblica, no? Abbiamo intitolato Non Repubblica perché abbiamo un Presidente del Consiglio che purtroppo non è stato eletto da nessuno,
speriamo che ci presto... che sia più bravo di quelli eletti, vedremo alla fine, perché è inutile parlare, nessuno è capace di adivinare, ma il signor Napolitano ha dato del suo per creare una instabilità e soprattutto nel creare una censura nei confronti dei cittadini. I cittadini non hanno più diritto al voto e se votano comunque quel voto serve a poco. Allora, perché ne serve a poco? Perché i partiti non si propongono per quello che sanno fare, no? È come andare a un ristorante dove c'è un menù fisso e mangi quello che ti possono offrire, non è che puoi mangiare qualcos'altro, no? In questo momento l'offerta che fanno i partiti è un po' bassetta. Bisognerebbe che aumentare questa offerta e soprattutto non cadere nei luoghi comuni. E il luogo comune dietro cui si rifugiano tutti è l'Europa. In Europa che è fallita, che non è negativa come concetto europeo, ma è positivissima, è stata fatta male. Per cui io posso costruire un palazzo, però se lo costruisco male, di per sé il palazzo è una cosa, può essere una cosa positiva, ma se è costruito male diventa una cosa negativa. E c'è possibilità di farlo, soltanto che c'è una dicotomia tra l'Europa e i singoli, le singole nazioni. C'è uno stacco talmente grande che rischia proprio di rompere l'Europa oppure danneggiare le nazioni. Ecco, allora, invece, tornando, lei parlava degli elettori, e questo è una cosa che normalmente si fa in trasmissioni di questo tipo, abbiamo anche le intenzioni di voto, ci sono dei sondaggi che sono usciti tra l'altro proprio quest'oggi di XE, e allora vediamo assieme le intenzioni di voto al 13 novembre e vediamo anche il raffronto rispetto alla settimana precedente. Allora, come vedete, abbiamo il Partito Democratico al 34, è in crescita, di uno 0,2% dei voti, Movimento 5 Stelle più 0,6% è al 28,1%, la Lega Nord a 14,3%, anche lei in crescita dello 0,2%, Forza Italia non ha risentito del beneficio della giornata di domenica e perde uno 0,7%, 9,1% la percentuale di oggi. Poi Sinistra Ecologia e Libertà 3,8%, perde uno 0,1%, quindi una variazione minima. Vediamo anche la tabella successiva, perché sono altri partiti, eccoli qua, Fratelli d'Italia è al 3%, Gori siete stabili, Area Popolare al 2,5%, perde lo 0,3%, Nuovo Centrodestra e UDC, poi vabbè, c'è ancora Rifondazione Comunista 1,4%, in crescita dello 0,4%, Verdi e Italia dei Valori e poi Scelta Civica allo 0,4%. Queste dunque sono le intenzioni di voto. Come abbiamo visto, beh, chiaramente ci sono anche altri sondaggi, non di oggi, ma che propongono, chiaramente c'è sempre una variazione nei dati e io credo che i sondaggi vadano presi per quello che possono dire. Però quello che è interessante è che il divario tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si va assottigliando. 34% il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle 28,1%. E questo pone un punto interrogativo, e cioè se si andrà con la nuova legge elettorale, si sa, c'è il ballottaggio e il listone del centrodestra e il Movimento 5 Stelle navigano, se si fanno le somme, dopo vedremo le grafiche, navigano su posizioni abbastanza vicine. E quindi ci potrebbe essere la possibilità che al ballottaggio ci vada il Movimento 5 Stelle, di cui purtroppo questa sera non abbiamo nessun rappresentante, col Partito Democratico. Allora, riparto da Alessio Zanon per fare una domanda, dopo entriamo magari nel merito dei numeri, ma Forza Italia ha attraversato un bruttissimo periodo, è stato un periodo in cui siete calati pesantemente, qui non abbiamo le grafiche per dire a quanto eravate una volta e quanto siete oggi. È una situazione che ancora oggi è difficile per voi. Non bisogna nasconderselo questa difficoltà, anche se mi fa piacere che la sinistra oggi riconosca nelle attuazioni del governo Berlusconi una serie di idee che stanno favorendo il presidente Renzi a portare avanti il suo ministero. A lei piace Renzi? Zanon? A me piace tutto ciò che viene fatto.
Non mi piace chi perde tempo e fa perdere tempo al popolo italiano, sia di destra che di sinistra che sia. Noi indubbiamente in questo momento soffriamo, stiamo soffrendo una situazione anche grazie a una serie di farabuti che avevamo all'interno nostro, che hanno tradito il presidente Berlusconi, che hanno cercato per loro interessi di fare altre scelte, ma è inevitabile che l'unione del centrodestra porti, da sondaggi che abbiamo letto e sentito sul palco di Bologna, un centrodestra unito al 40% in Italia. 40% che fa paura veramente alla sinistra e al Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la questione di ballottaggi fra 5 Stelle e il Partito Democratico, io penso che le sorprese si vedranno al momento in cui si va al voto. Anche se sono convinto che il Partito Democratico non tema più di tanto il 5 Stelle al ballottaggio, anche perché probabilmente potrebbe trovare una manina che gli aiuta. Certo. Allora, Sandonà, invece, per quanto riguarda la Lega, state andando ancora bene, però la crescita ha un po' rallentato. Beh, è un po' rallentato anche perché è stata una crescita dirompente nei primi mesi della gestione Salvini della segreteria. Ricordiamo che Salvini, che la Lega, insomma, era scesa ai livelli minimi da quando era nata, quindi al di sotto del 5%. Salvini l'ha portata a percentuali che erano impensabili anche nelle gestioni precedenti. Ecco, volevo ritornare anche un attimo sul discorso del leader del centrodestra, o comunque della riconducibilità del gruppo, di quello che si è visto domenica a Bologna. Si è visto anche appunto quello che sarà in futuro, che potrà essere insomma la guida del futuro centrodestra, e perlomeno nella nuova versione, come si diceva anche prima. Salvini lo ha dimostrato di essere il leader non tanto per andare a chiacchierare sui salotti o cose di questo genere, ma nei fatti ha cominciato effettivamente a battere le piazze, ha portato i problemi vicini alla gente, come prima si parlava, ci sono effettivamente dei problemi in questo momento, non si sta trattando di certi determinati problemi che la gente sente molto vicino, per esempio il problema della sicurezza. Renzi sta trattando la riforma elettorale, la riforma istituzionale, ma stiamo parlando, l'altro giorno c'è stato un fatto di cronaca gravissimo che ha visto coinvolte due persone anche di una certa età, e che sono state sono viste entrare in casa dei ladri e che le hanno massacrate a botte. Una delle due è morta. Ecco, questi sono i problemi che la gente sente vicina, e le persone comuni, le persone normali vedono il problema dello stretto di Messina o queste cose qua come una cosa anche abbastanza futuribile. Come non riusciamo a riparare le buche sui comuni, nei nostri comuni, non riusciamo a spendere i soldi che abbiamo in cassa come amministrazioni locali, e andiamo a parlare del ponte di Messina fra 2-3 anni. È bello lanciare delle promesse ancora una volta in puro stile appunto Renzi, però dobbiamo anche essere vicini, più vicini alla gente. A suo tempo era lo stile anche di Berlusconi, no? Certo, Berlusconi anche lui insomma ha lanciato anche dei temi a livello nazionale, ha lanciato dei temi che, come si diceva anche prima, sono stati ripresi anche da Renzi. Quindi l'abolizione della tassa sulla prima casa è stata portata come primo atto del nuovo governo centrodestra, l'ultimo governo di centrodestra eletto dai cittadini con Berlusconi a capo del governo. Ecco. Certo, dobbiamo dare in pubblicità. Quando rientriamo però vediamo come sentono, che fiducia c'è nei leader attuali da parte dei cittadini, e poi vediamo anche quali dovrebbero essere, sempre secondo gli elettori, le priorità per il governo. 2 minuti di pubblicità, ma torniamo subito.